fanno il loro ingresso sul ring all'angolo blu. Gli atleti. E allora adesso Gianluca Colonnese, apriamo un'ampia parentesi all'interno della serata, perché c'è il dual match, me l'hai spiegato a microfoni spenti, questo faccia a faccia tra Italia e Grecia, quindi ci saranno tre incontri, due di K1 se non risbaglio, K1 Rules, e uno invece di MMA. No, uno di Muay Thai, uno di K1 e uno di MMA. Ah, ok, quindi tutte e tre le discipline. Tutte e tre le discipline, Muay Thai, K1 e MMA. Questi sono gli atleti che rappresentano la Grecia. Adesso faranno il loro ingresso anche gli atleti che vanno a comporre il Team Italia. Eccoli qua: Emidio Molinari, sì. Martin Meoni e Manolo Scianna. Come mai questa scelta, Gianluca? Beh, secondo me sono delle loro categorie in Italia forse le punte italiane di ogni categoria. Parliamo di Martin Meoni, 70 kg, un atleta veramente esperto, ha combattuto ai vertici mondiali con campioni del calibro di Saiyok Pumpanwang, Michael Piscitello, Kem Sitsopenong, veramente tanti nomi a livello mondiale. Manolo Scianna comunque un ottimo fighter di MMA nel panorama italiano. Assolutamente sì, appartiene anche a uno dei team più prestigiosi, Lung Moon Studio di Fabio Ciolli, sì. Da lì sono usciti grandi talenti, primo fra tutti Alessio Di Chirico, ma anche Carlo Pederzoli. Ci sono atleti altrettanto importanti anche nel comparto femminile, Maria Vittoria Colonna, Eden Von Hell, Nicole Di Segni, per dire. Insomma, una palestra che sforna atleti davvero molto competitivi a livello nazionale e internazionale. Adesso però concentriamoci su questo match al limite dei 57 kg. Alla sinistra dei vostri teleschermi vedete il primo atleta in rappresentanza del Team Grecia, Alexandros Tsalikidis, dell'Armagos Team di Saloniko. Esattamente, Saloniko in Grecia, lui è alto 171 cm, ha un record di 15 match all'attivo, di cui 11 vinti, 4 persi. 4 di match vinti sono giunti per KO. Dall'altro parte Emidio Molinari, che è il campione italiano in carica della federazione FIC BMS, lui è appartiene al Professional Kickboxing Team Genzano di Roma, ha 12 vittorie, 5 sconfitte e un pari. Prova a piazzare subito un low kick molto potente. Il greco viene dal pugilato, è un pugile professionista, oltre ad essere comunque un kickboxer. Quindi sicuramente sa il fatto suo in quanto a striking di braccia. Prova a schivare di rimessa, mette un paio di colpi. Tsalikidis. Che sicuramente, essendo uno esperto a cimentarsi in due discipline, sa quanto sia importante mantenere la distanza quando si parla di K1 Rules. Sembrano molto reattivi, Gianluca, sulle gambe. Molto sono veloci. Pesi comunque bassi, quindi comunque pesi molto esplosivi. Entra intanto un gancio alto. Vediamo Emidio, che è struttura fisica più grossa del suo avversario. Prova a piazzare un paio di colpi. Tsalikidis è costretto a difendersi. Emidio Molinari va a proteggere il volto. Adesso mette una ginocchiata, poi un colpo di braccio e chiude con un low kick. Gli chiamano il diretto destro, scusate. Poi finisce con un low kick, sempre con il destro. Tentativo anche di high kick, scivola, finisce a terra. Molinari, primo rappresentante del Team Italia in questo dual match, confronto tra Italia e Grecia. Tenta per due volte lo spinning back fist.
prova ad infilare il montante, ottima la risposta di Molinari. Ancora una buona risposta, poi va all'attacco Molinari. Va a piazzare una ginocchiata che la sente. Accusata, scivola anche Salichidis. Arriva il suono della campana, insomma un primo round che ha una doppia chiave di lettura. All'inizio sembrava forse un pochino più reattivo il greco che ha costretto alla difesa Molinari, poi Molinari è riuscito ad uscire da questa situazione, a riprendersi un po' qualche vantaggio. Assolutamente. A chi assegneresti la prima ripresa, Gianluca? A Emidio, perché comunque ha finito il round molto, molto più incisivamente dell'altro. Inizia la seconda ripresa. Ricordiamo Emidio Molinari alla destra dei vostri teleschermi, guantone tricolore verde, bianco, rosso. Dall'altro lato Salichidis, guantone verde, bianco e nero. Si ricomincia subito a livelli molto alti. Adesso abbiamo visto un diretto che è entrato da parte del greco, ottima. Rischia molto Salichidis, risposta. Si vede che è un pugile, però nel pugilato si possono fare queste cose, ma nel K1 no. Qui deve stare l'uso molto attento, c'è l'uso delle ginocchia. Esatto, queste schivate basse tipiche del pugilato espongono poi il volto alle ginocchiate. Il volto e il busto. E il busto. Assolutamente. Alle ginocchiate, gli atleti che vengono dalla K1, dalla kickboxing, esattamente come Emidio Molinari, che evidentemente sapeva di poter avere questo vantaggio e è andato a sferare in più di un'occasione ginocchiate al corpo e al volto. Eccone un'altra. Piazza il destro e incappa sempre nello stesso errore. Comunque Salichidis tende, sì, a schivare non lateralmente ma a schivare basso sui colpi di Emidio Molinaro, ma da lì è soggetto alla grande capacità di calciare dell'atleta di Genzano di Roma. Carica il gancio destro, poi ginocchiata con il sinistro. Prova a caricare il colpo Salichidis, ma è bravo Molinari a disinnescare. Mette un buon diretto, esatto. Salichidis. Allunga con il jab. Gancio diretto da parte del greco, ottimo il front kick invece dell'italiano, che prova uno spinning back fist, non va a bersaglio. Ottima la schivata. Va con il middle, non entra il gancio. Inizia a essere un po' affaticato il nostro Emidio Molinari. Deve stare attento a questi colpi di Salichidis. Entra intanto questo colpo. Esce del sangue dal volto del greco. Sta spingendo. Inizia il conteggio da parte di Alfredo Zica. Viene chiamato il sinistro al fegato, ottima intanto la combinazione, è in affanno Salichidis che è segnato sullo zigomo sinistro. Termina la seconda ripresa. Risposta di ginocchio di Molinari. In vantaggio anche in questo secondo round. Front kick e diretto al mento, questa forse è una delle azioni migliori. È la terza ed ultima ripresa. This is the last. Terza ed ultima ripresa.
colpo di incontro simultaneo tra i due che si sono andati a colpire nello stesso momento. Due ganci. Esatto, due ganci. Adesso spinning back fist a vuoto. E poi ginocchiata saltata. Ne ha messe tante fino a questo momento. Ha capito che quello è il punto debole di Tsalikidis. Ancora un colpo girato da parte di Molinari che chiude alle corde Tsalikidis. Prova un calcio girato. Risposta timida in low kick di Tsalikidis. Sembrano entrambi molto affaticati da questo match. D'altronde siamo alla terza ed ultima ripresa. Energie spese nei primi due round, ma questa è davvero una buona combinazione. Entra un altro gancio da parte di Molinari. Prova ad infilare il montante Tsalikidis. Costretto all'angolo. Attenzione, eccolo. Ci riprova con il ginocchio. Va vuoto con questo tentativo di diretto al volto. Mi è segnato sul fianco destro Tsalikidis, oltre che sullo zigomo sinistro. Ottimo questo calcio circolare saltato, molto buono. Adesso vediamo il medico. Eh sì, questo è il colpo di prima, quello dal quale usciva del sangue sullo zigomo. Scuote la testa il medico e quindi è vittoria per Emidio Molinari. Un match fino all'ultimo colpo. Eccola qui, un'altra ginocchiata. Momento di massima difficoltà per Alexandros Tsalikidis. La vittoria prima del limite, seppur di poco, per Emidio Molinari. Siamo al verdetto. Vince questo incontro per RSCI a 2 minuti e 14 secondi della terza ripresa. Emidio Molinari! Vince Emidio Molinari dopo 2 minuti e 14 della terza ripresa. È andata la prima, 1-0 per l'Italia. Adesso avanti con il prossimo match.